E la prima relazione a cui lascio spazio è quella di una web TV aziendale, ma una sorta di brand TV, una community che intercetta quelli che noi abbiamo definito in questi due giorni i canali verticali, l'importanza delle community, l'importanza dell'offerta verticale per chi fa media digitali, per chi fa web TV. Abbiamo visto ieri nella relazione sulle social TV come nel nostro rapporto il 36% delle antenne, media digitali e web TV, abbiano una programmazione verticale, quindi un'offerta legata alle community e alle micro community. E sono le nicchie, le super nicchie, che poi permettono anche modelli di business sostenibili, perché quel 36% riesce più di altri a interagire con le piccole e medie imprese sul territorio e con partnership commerciali. Ecco allora che la relazione, il racconto di una brand TV o community TV, ce lo chiarirà la dottoressa Zampieri, ci permette di capire anche come una grande azienda multinazionale interagisce con una community grazie anche all'uso del video. 15 minuti per la relazione e il ringraziamento per essere con noi questa mattina. Grazie e buongiorno a tutti. Posso? Buongiorno e ben arrivati anche voi a Bologna. Io sono Chiara Zampieri, mi occupo di marketing all'interno di Nestlé Purina. Quindi oggi vediamo, se giriamo la slide. Non vorrei offuscare nessuno. Come non detto. Troviamo la posizione. Ecco, un attimo solo, due informazioni veloci per capire chi è Purina. Purina fa parte del gruppo di Nestlé e vediamo un attimo chi è Nestlé. Nestlé nel mondo, se giriamo la chart, è la prima azienda all'interno del mondo del food and beverage. Girando ancora vediamo che Purina all'interno del business di Nestlé è il quarto business per importanza in termini di fatturato. Girando ancora possiamo vedere che purtroppo non si vede il mondo che c'è dietro. A livello mondiale noi siamo l'azienda di riferimento per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia. Girando ancora vediamo che operiamo nel mercato da 85 anni e tutta la nostra l'impegno di Purina per la ricerca e sviluppo è basato per sviluppare dei prodotti, vedete qua alcuni dei nostri brand del portafoglio, per una corretta nutrizione, per la salute e per il benessere dei nostri animali. Abbiamo 5 centri di ricerca a livello mondiale proprio per fare in modo di sviluppare prodotti che siano sempre più adatti al tipo di vita dell'animale e anche al suo stadio di vita. Andando avanti, questo giusto due dati per inquadrare Purina in Italia. Noi abbiamo la sede a Milano, 500 dipendenti, 2 siti produttivi e un centro distributivo. Siamo leader di mercato con una quota del 31,3% e abbiamo oltre 300 milioni di fatturato. Andando avanti, l'impegno di Purina non è soltanto nella nutrizione degli animali, animali da compagnia, ma è anche quello di offrire dei servizi per migliorare la relazione tra uomo e animale, per fare in modo che questo binomio, questa coppia viva bene insieme e non ci siano quindi anche casi di abbandono dei nostri animali, e anche per favorire la diffusione della cultura pet care e proprio anche quella di un approccio responsabile verso l'animale da compagnia. I servizi... c'è un'animazione, se lo può cliccare... Vediamo, comunque ve li racconto, abbiamo 3 aree molto importanti di servizio. Il primo, proprio per cercare di sviluppare quanto detto prima, è il numero verde, il servizio dei nostri consumatori, e oltre a questo abbiamo un servizio di emergenza per veterinaria aperto 24 ore su 24.
Il secondo servizio purtroppo non si vede, è a scuola di pet care ed è un'attività che noi facciamo presso le scuole elementari di tutta Italia, fatto proprio apposta per cercare di promuovere quello che è il rapporto dei bambini con l'animale e fargli capire come si deve interagire. L'ultimo è quello che ci interessa oggi ed è proprio quella della nostra community e web TV di Pet Passion. Andiamo avanti. Pet Passion, da dove siamo partiti? Giriamo. Pet Passion nasce, giriamo la chart. Pet Passion nasce nel 2009 e quando siamo partiti ci siamo fatti alcune domande. Abbiamo guardato un attimo prima di tutto quanti erano le famiglie che possedevano un animale e in Italia il 40% delle famiglie possiede un pet. Abbiamo il dettaglio, non voglio entrare per vostra curiosità, però abbiamo detto ma qua c'è una grande fetta della popolazione che ha animali, ma allora vediamo se interagiscono, vediamo se esistono delle community e mappando le community di allora vedevamo che non c'era nessuna community di rilievo. Andando avanti, noi ai tempi avevamo un sito corporate, che lo vedete, www.purina.it, e una serie di siti di brand. Andiamo avanti. Mappando quindi il mercato e quindi su un quadro dove da una parte vediamo il livello di informazione che davano i siti e dall'altra parte il livello di interazione, avevamo visto che per lo più i siti erano tutti siti un po' vetrina, che non davano tante informazioni, chi più chi meno, e quindi avevamo individuato una grande opportunità di collocarsi nell'area destra del quadrante dove invece oltre alle informazioni c'era un alto livello di interazione con le persone. Quindi, andando avanti, vediamo che per noi ci poteva essere una grande opportunità, un'opportunità di aggregazione, di aggregare non soltanto i proprietari di animali, ma tutti coloro che amano gli animali e che per un motivo o per un altro magari non lo possono avere in casa. Avevamo l'opportunità quindi di coinvolgerli con dei video, con dei servizi, con delle informazioni e l'altro era proprio l'opportunità che quindi quest'area ci poteva dare nel dialogare con queste persone proprio liberamente. Andando avanti, nasce così petpassion.tv, che nasce come partnership di Purina insieme a The Blog TV, che è la società di riferimento per la costituzione di community e di web TV. Andando avanti, ecco, questa doveva comparsa, ve la spiego un attimo. Quindi quello che rimaneva, quella che era un attimo la nostra strategia digital, era di creare una piattaforma multicanale e integrata. Nel nocciolo rimangono sempre i nostri siti, quelli di Purina e quelli siti di brand, ma poi avevamo questa grandissima area di social media dove noi non eravamo presenti. Quindi come facevamo noi come azienda a cercare di interagire con quest'area blu più esterna? Volevamo coprire, diciamo, questa distanza senza invaderla con dei brand e abbiamo quindi creato petpassion.tv, che aveva proprio il compito di collegare tutta la parte social più ampia con i nostri brand. Andiamo avanti. Cos'è petpassion.tv? Giriamo, è una community, è una web TV dedicata agli animali da compagnia. Chi lavora in questo mercato, chi ha un animale, non so quanti di voi in sala, se rispettiamo qua anche il 40%, ha proprio desiderio quando incontra un'altra persona che ha un animale di confrontarsi sul cane, sul gatto, su quello che si fa, proprio in modo molto molto simile ai bambini piccoli, come fanno le mamme. Quindi anche cioè, momenti di incontro non sono solo le community, ma possono anche essere i parchi. E quindi abbiamo ideato questa community web TV, andiamo avanti, che si basa su tre aree principali. Abbiamo una redazione e un blog che carica 4 contenuti al giorno, abbiamo poi un palinsesto di web TV dove abbiamo attività di brand, eventi, abbiamo progetti speciali e poi il terzo pallone sotto dove abbiamo
tutto il materiale che gli utenti stessi caricano spontaneamente. Andiamo avanti. Quindi, per quanto riguarda l'azienda, abbiamo i nostri marchi che hanno proprio l'opportunità di dialogare, diciamo, con la nostra community attraverso contest, attraverso web series, focus group, ADV games, flash mobs, o anche abbiamo provato quest'anno a fare anche degli business attraverso dei couponing che erano scaricabili. Andiamo avanti. Tanto per essere chiari, adesso dovrei entrare a comparsa, ma vi guiderò, vi faccio degli esempi di queste web series. Quindi queste sono web series da 12 episodi ciascuno. Parlando di ProPlan, abbiamo ad esempio Dog City Life, e quindi erano 12 episodi dove cercavamo di dare delle lezioni o dei consigli ai proprietari di animali di come vivere al meglio all'interno di un contesto metropolitano con il proprio cane, quindi anche lezioni di fermo, di resto, di terra, cose che per chi ha un cane sono molto importanti per evitare che poi il cane scappi e vada dove vuole lui. Abbiamo le serie di Top 10, qui invece erano 12 episodi dove diversi allevatori raccontavano delle razze, delle tipologie, delle caratteristiche di ognuno e anche l'habitat migliore per ognuno di questi. Poi abbiamo Gourmet, perché comunque ogni brand per le sue caratteristiche e per il suo posizionamento copre anche delle aree diverse. Con Gourmet, che è il gatto biancone, se ve lo ricordate in pubblicità, abbiamo sviluppato una vita da gatto dove abbiamo intervistato gente famosa tipo Ivana Spagna, gente che ha un animale e che ci raccontava dei loro rapporti con l'animale. Altra storia, Cat House, qui invece abbiamo coinvolto architetti e interior designer per dare dei consigli, sempre in 12 episodi, su come può essere la casa ideale per chi ha, o come strutturarla per chi ha un gatto. Passiamo su One, no, scusi, su One, un altro nostro brand, dove abbiamo fatto una web series con un cartone animato, anche questo un fumetto molto molto noto sul web, dove anche qui c'erano delle storielle sulla nutrizione e che cosa dare al proprio cane. Altra serie per darvi un po' così degli spunti che abbiamo fatto è il nutrizionista. Sul nutrizionista, qui 12 serie anche qua, su quelle che erano le domande più comuni che erano venute fuori proprio dalla community di che cosa devo dare da mangiare il mio animale magari è grasso o meno, eccetera, e si davano dei consigli. Per ultimo su Friskies abbiamo sponsorizzato Cats e quindi qui abbiamo fatto le interviste alla troupe per raccontare un po' le loro esperienze, e quell'ultima che è la vita in famiglia, anche qui abbiamo coinvolto la community, abbiamo fatto un casting proprio con le persone della community e li abbiamo poi filmate e fatto un'intervista sulla loro relazione. Andando avanti, e Pet Passion quindi ha anche il compito di legare la community con quelli che sono i nostri stakeholders, quindi a livello di veterinari, allevatori e punti di vendita diamo dei servizi, abbiamo già parlato del nutrizionista, quindi veterinario che poi dà dei suoi consigli, sugli allevatori, quindi anche qui filmati anche sui diversi eventi che ci sono, o i punti di vendita come Store Locator, dove i punti di vendita sono liberi di registrarsi e quindi anche con una geolocalizzazione più facile per la persona che cerca un punto di vendita o un prodotto andarla a cercare. Chiudo. Se giriamo pagina dicendo che nel 2009 abbiamo vinto l'Advertising Success 2009 Award, quindi è stato un riconoscimento notevole perché eravamo partiti da pochissimi mesi e siamo diventati nel 2010 la prima community con più di 1 milione di visitatori unici. Girando, abbiamo, non ci sono però sotto, c'erano tanti articoli, siamo stati ripresi proprio dai media e i media considerano proprio Pet Passion come un credibile content provider. Cosa significa? Che abbiamo una certa credibilità per cui spesso vanno a prendere le informazioni proprio da questa web TV e community. Chiudo, se giriamo, con quelli che sono stati i risultati del 2011, quindi 1,5 milioni di visitatori unici, 100.000 registrate, 9.000 fan su Facebook,
contenuti, 10.000 video e foto caricate. Io non so se voi siete degli esperti o meno, però è un grandissimo contenuto questo, se voi pensate che stiamo parlando di una fetta della popolazione, solo di chi è possessore di animali o di chi ama gli animali. Finisco con quella che è un po', se giriamo la pagina, con quella che è la visione digital di Purina, che è quella di essere proprio un punto di riferimento nel digital unico e autorevole per chi ha animali o chi è amante degli animali da compagnia, attraverso l'interazione basata su contenuti e servizi esclusivi in merito alla nutrizione, salute e all'educazione del pet. Vi ringrazio e lascio la parola al prossimo. Grazie, grazie Zampieri. Avete visto come un brand d'eccellenza sperimenta i media digitali e li presidia su canali verticali. Un'altra storia di successo, Polizia di Stato, anche a Polizia di Stato Elisabetta Mancini, 15 minuti per raccontare come presidiare ed educare all'educazione stradale, quindi sui media digitali. Buongiorno a tutti, grazie a Giampaolo Colletti dell'invito, è una conoscenza recente ma c'è stata una simpatia immediata. La nostra presenza qui come Polizia di Stato, come Polizia Stradale, è quella, come diceva Giampaolo, di raccontare un percorso che ancora non ci vede particolarmente attivi come community, ma che ci vede attori di un percorso attraverso il quale abbiamo costruito una serie di prodotti, una serie di mattoncini che ci stanno portando verso il mondo dei social network. Quando si chiede alla polizia che cosa fa la polizia stradale, spesso si risponde fa le multe. In realtà la polizia stradale fa tante cose oltre le multe, fa attività di soccorso, rilievo di incidenti stradali, viabilità. E una cosa che fa di recente, negli ultimi 10 anni, è comunicare sui temi della sicurezza stradale, perché sappiamo che la realtà delle vittime di incidenti stradali, secondo i dati Istat, è di oltre 4.000 morti nel 2010, quindi è veramente una guerra. E noi siamo convinti che per elevare gli standard di sicurezza sulle strade occorrano le sanzioni, occorra la presenza nostra sulle strade, ma occorra soprattutto un cambiamento culturale, un cambiar testa. E sembra voler semplificare il problema, in realtà si complica, perché se noi siamo come guidiamo, è chiaro che il cambiar testa significa cambiare tanti piccoli comportamenti che sono radicati nel nostro modo di essere, e diventa particolarmente ambizioso aver come obiettivo, come comunicazione, questo cambiamento. Il nostro target di riferimento sono stati subito i giovani, ed è intuitivo capire perché. La prima ragione è perché l'incidente stradale per i giovani è la prima causa di morte, prima della malattia, prima della droga, che invece provoca forse un maggiore allarme sociale. I giovani sono prime vittime di incidenti stradali. Esiste un paradosso, che è il paradosso del giovane guidatore, che è un fenomeno conosciuto in letteratura scientifica, secondo il quale il giovane ha un senso di onnipotenza e più rischia sulle strade e più non succede niente, più il giorno successivo rischierà ancora di più, finché questo circolo vizioso si spezza con l'incidente. Chiaramente come Polizia Stradale vorremmo arrivare prima a che appunto si verifichi l'incidente. Il secondo motivo è chiaramente perché i giovani sono i conducenti del domani, sono la nostra società del futuro. E il terzo, ma non il meno importante, è che oggi sono i migliori portavoce con il mondo degli adulti. Chi è genitore lo sa, che un rimprovero fatto da un bambino perché non si allaccia la cintura di sicurezza o perché si parcheggia in divieto di sosta è la peggiore sanzione che un genitore potrebbe avere. Però, passiamo alla prossima. Questo lo usiamo spesso, lo sbadiglio di un neonato. Chi ha fratelli, figli, nipoti, sa quanto può essere tenero lo sbadiglio di un neonato.
Avere di fronte una platea invece di adolescenti che sbadigliano ai nostri interventi sulla sicurezza stradale di 10 anni fa, quando ci presentavamo armati del nostro codice della strada e pretendevamo di parlare dei pericoli della guida in stato d'ebbrezza citando l'articolo 186 del codice, o di velocità citando il 142, è chiaro che il risultato era quello ed era molto meno esaltante. E ci siamo fatti un esame di coscienza, perché non era chi ci ascoltava che sbagliava, era il nostro linguaggio che non era efficace, che non era nelle corde dei giovani, e siamo andati avanti per tentativi, non avendo come pubblica amministrazione un'agenzia di comunicazione che ci accompagnasse per mano. Però i tentativi che abbiamo fatto ci hanno portato in una direzione giusta, perché il cittadino ha percepito la nostra comunicazione come una comunicazione vera, perché siamo partiti dal basso, da quella che era la nostra professionalità, la professionalità su strada. Noi nei nostri computer abbiamo tutti gli spot europei, americani, australiani, anche shock, che parlano di sicurezza stradale. Non li usiamo quasi mai, perché la gente che vede non la percepisce come una nostra comunicazione. Una nostra comunicazione è avvalerci di ricostruzioni di incidenti stradali o immagini live di incidenti stradali riprese da telecamere autostradali per spiegare i comportamenti a rischio. Questo per esempio è un incidente, ve lo ricorderete, è successo nel 2008, ma ancora è fresca la memoria, perché era una strada a Fiumicino dove sono morte 5 persone, 2 donne e 3 ragazzine. E questa è la ricostruzione che viene fatta per il magistrato e che invece è particolarmente utile anche per spiegare appunto i comportamenti a rischio. Qui c'è un'auto che sopraggiunge a forte velocità, che si allarga, adesso la vedremo, e provoca una carambola con 3 impatti, e l'ultima, che è la Golf, praticamente come dei birilli travolge queste 5 persone che stavano in attesa dello scuola bus, ed è un incidente terribile che appunto la polizia stradale ha rilevato e che ci consente appunto un video di spiegare tanti comportamenti a rischio. L'impatto del giovane spesso non è immediato, perché interpreta questi video come dei videogiochi. In realtà, quando sovrapponiamo le fotografie reali e facciamo vedere che non è fiction ma è incidente stradale, la reazione è diversa. Un altro modo di comunicare che ci ha portato in linea con i giovani è stato quello di comunicare attraverso il linguaggio dei pari, attraverso loro coetanei, perché abbiamo visto che quando un incidente stradale succede la conseguenza dolorosa non è soltanto per la vittima o per la famiglia, ma anche per tutta la cerca di amici che viene comunque interessata. E abbiamo sperato che attraverso una testimonianza di una giovane vittima di incidente stradale potessimo toccare le corde più intime dei giovani che appunto ascoltavano queste testimonianze. Facciamo vedere, dura solo 2 minuti. Eravamo io, una mia amica e dei suoi amici. Un bellissimo fine settimana. Discoteca, il giorno dopo piscina, fuori. E mentre andavamo al mare, non siamo più arrivati. Era solo stanchezza, perché non avevo proprio dormito quel fine settimana. Dalla discoteca in piscina, così, non avevo proprio dormito, quindi solo stanchezza. E noi incoscienti, che non ci siamo resi conto che anche questa può essere una causa. Allora, quindi era 180, è andato contromano in curva e è stato lo scontro con il camion. Sono addormentata circa 10 minuti prima che l'incidente succedesse. Per quello che mi hanno raccontato, sono uscita fuori dalla macchina da sola, trascinandomi, perché le gambe le avevo perse da subito. Il momento più brutto è quando
quando mi sono svegliata dopo l'intervento, che ero lì ferma e non capivo niente. No, non mi hanno dato tante spiegazioni, perché i primi che ho visto sono stati i miei genitori, che a trovarmi lì ho chiesto, ma io cosa me ne faccio qua? Cioè, andiamo a casa, però... Poi mi hanno spiegato e quello è stato veramente il momento più brutto, quando mi hanno dovuto spiegare. Chi ha la sensibilità riesce, che ne so, andarsene un po' a letto quando fa male il sedere, se no chi non ha la sensibilità porta le piaghe, quindi si fanno i cateterismi per svuotare la vescica e si usano le varie purghe per andare di porto. Lei mi ha cercato per un po', però, come ho detto, non voglio sentire. Non sono arrabbiata sicuramente con loro, ma siccome loro non si sono fatti sentire, nemmeno io non li cerco, non mi interessa. Non mi cambia la vita con niente. Non vale la pena, se non ci sono stati quando avevo più bisogno, perché ci devono essere adesso, quindi... Se posso dire qualcosa, dico solo che la vita è bella e sicuramente non bisogna rischiare dove... Non lo so, non so cosa dirti, sai? È evidente che entrare in una classe e portare un video di questo genere crea un canale di comunicazione su quelle che sono le esperienze magari vissute, su quelle che sono le esperienze raccontate. In questo percorso ovviamente la Polizia Stradale non è stata da sola, con molta umiltà ci siamo fatti aiutare dalla Facoltà di Psicologia della Sapienza di Roma, che ha realizzato insieme a noi delle cassette degli attrezzi, delle guide che ci consentissero il coinvolgimento dei ragazzi con giochi di ruolo, con piccoli esercizi per insegnare l'educazione stradale in modo diverso. Andiamo avanti. E sempre grazie all'università abbiamo utilizzato stralci di film famosi o di cartoni animati per attivare la discussione in classe. Qui vedete le immagini del sorpasso di Gassman, ma c'era anche Tre metri sopra il cielo, comunque film che erano più nelle corde degli adolescenti, o per i bambini della scuola elementare chiaramente Nemo, Garfield e altri cartoni. Finché non ci siamo montati la testa abbiamo voluto realizzare anche noi un cartone animato breve che ha sponsorizzato Rai Cinema e che vi propongo. Ragazzi, a che giochiamo? Io un'idea ce l'avrei. Ah, il nostro gioco preferito. Sì. E allora via. Guido io, finché non faccio qualche errore di sicurezza stradale. Guida senza cintura, errore rosso. Oh no. Grazie, e adesso vedrete che fenomeno. Tate, il nostro cagnolone era sulle strisce, perché non l'hai fatto passare? Ah, hai ragione, tieni. Ah, che emozione. Giallo, ma forse ce la faccio a passare. Al semaforo giallo, rallentare e poi fermarsi. Sì, papà, hai ragione. Vado a lavorare. Spero di incontrare automobilisti in gamba e attenti alle regole. A stasera, ragazzi. Ciao, papà! Che dite, un'altra corsetta? Sì! Ma con prudenza. È talmente tanto l'entusiasmo per quello che è e l'amore che mettiamo in questo lavoro che avevamo presentato il countdown spietato, avevamo preparato un sacco di materiale che purtroppo non possiamo utilizzare. Chiedo a Fabrizio che regia di scorrere velocemente. Questo è il sito web webicaro.it che ha anche il profilo Facebook e Twitter, dove questa nostra campagna che utilizza questi vari strumenti viene raccontata, campagna che è stata presentata in Europa e nel 2009 è diventato... Andiamo avanti.
è diventato un progetto europeo, il progetto Icarus, in cui l'Italia è diventata capofila di 13 altri paesi europei. E questo progetto europeo, i cui risultati sono stati, questa è un'immagine del Parlamento europeo l'anno scorso a Bruxelles, questo è il risultato della ricerca del progetto europeo e chiedo a Giampaolo se possiamo vedere il risultato di questo progetto europeo, che è un film vero e proprio di 1 ora e un quarto sulla sicurezza stradale, si chiama Young Europe, abbiamo portato il trailer. Immagino un estratto. Il trailer, 2 minuti. Però poi magari lo segnaliamo anche alle web TV dove andarlo a rintracciare. Su YouTube. Quanto scommetti che sono più preferite? Lei? Ok, se perdo è tua. Giulia fa il traguardo. Ci puoi fare qualcosa per te? Sì, tutto ce che ci vuoi. Vorrei m'emmener avec toi quand tu cours. Oh, in society, every dollar got a deed. We all need a place where we can go and feel over the rainbow. And start some happily ever after. What, like a family with rats running around the garden and swatting all day? Well, I can't afford a garden, so. Who we are, oh, who we are now. I think we gotta change. Make it right. No one's gonna change me. You're aware of the reason for your arrest? I'm under arrest for 6 hours. Mai visto un povero felice o importante? Gandhi era povero e importante. Gandhi è morto. Vediamo che ti vedo così. Sei genetista, mamma? Les yeux, il papà? Il mio numero telefonico? No, but I believe we should. Che non posso uscire solo con te? Vorresti? È stato autore dei nostri spettacoli teatrali e ha interpretato con la sensibilità di un artista i temi che ci stanno a cuore. Grazie Elisabetta Mancini, Polizia di Stato. Dall'educazione stradale digitale, direi, all'alfabetizzazione digitale, Massimiliano Tarantino, Telecom Italia, e con lui vedremo alcune sperimentazioni anche sui media digitali e sulle community verticali. Tarantino. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, grazie di questa opportunità. È veramente importante, secondo me, riflettere a tutti i livelli sull'importanza del web e l'importanza delle community. Però ho fatto una riflessione venendo qua sul tema a cui ci avete chiamato, per il quale ci avete chiamato, le community d'eccellenza. Allora mi sono chiesto se le community di cui noi ci occupiamo sono effettivamente di eccellenza. E per dare una risposta ho provato a capire quando una community può essere definita di eccellenza, quando una community funziona, quando un progetto di comunicazione di una grande azienda ha un successo. E allora io vi lancio anche degli spunti, ho provato a dare 3 risposte. Una community funziona quando gli si fornisce del contenuto che interessa al pubblico che vi partecipa. E quindi evidentemente quando si riesce a targetizzare il pubblico, quando si riesce ad aggregare il pubblico,
su degli argomenti che effettivamente sono di loro interesse. In secondo luogo, quando non si delude la promessa, quindi quando non si delude la promise, quindi quando i contenuti sono effettivamente validi, quando i contenuti dichiarati dal grande promotore, grande o piccolo promotore dell'iniziativa web, sono effettivamente di qualità, come sono state definite, d'eccellenza. E in terzo luogo, quando chi vi partecipa, quindi chi entra in questa community, chi entra a far parte di questa famiglia virtuale, ha la possibilità di interagire, quindi di uscire e di entrare, di allargare la community ad altri componenti e di utilizzare tutte le potenzialità del web, dei canali social, per alimentare la community. Allora, cosa bisogna avere per fare delle community, per lavorare con il web e per creare dei progetti di successo? Secondo me bisogna avere coraggio, perché sul web e quindi nella creazione di iniziative che poi hanno un successo, bisogna avere coraggio, umiltà ed utilità, perché poi la rete, ovviamente, non essendo diciamo passiva, ti risponde. Quindi se fai delle cavolate, se agisci in una maniera non corrispondente a quella che hai dichiarato, allora la rete ti dice: guarda che mi stai deludendo. E se tu riesci a spostare un po' il tiro, riesci a costruire dei progetti di successo. Allora io vi faccio tre esempi di tre community di successo, ma non vi dico che queste community che Telecom Italia ha creato e che oggi sono di successo lo sono state dall'inizio, perché mentirei. Sono il frutto di un lavoro e sono il frutto di operazioni coraggiose, di dialogo tra Telecom Italia e la rete e anche di adattamento tra quello che la rete ha risposto, quello che la rete ci ha dato e il risultato di questa disponibilità ad interagire con la rete, a creare contenuti assieme alla rete e a spostare il baricentro dei nostri contenuti a seconda delle esigenze che la rete ci manifestava. Chiaramente Telecom Italia è l'infrastruttura, è la rete del paese e lavora costantemente, non stiamo parlando di mercato, stiamo parlando di corporate, quindi stiamo parlando della reputation del brand, della identity del brand, lavora sull'innovazione e lavora fondamentalmente per alimentare la cultura digitale dell'Italia, alimentandone anche l'uso consapevole, quindi alimentando l'uso consapevole della rete, in particolare da parte dei minori. La prima community di cui vi parlo è quella di Navigare Sicuri. Se possiamo vedere il portale, Navigare Sicuri è il progetto di Telecom Italia che sostanzialmente mira a coinvolgere i ragazzini, quindi i kids, quindi dai 7 anni ai 10 anni, i teen dai 10 ai 15 anni e gli educatori, quindi i genitori e il mondo della scuola, per portare un messaggio d'uso consapevole del web e per allertare i minori, quindi gli under 18, ai pericoli che la rete può presentare quotidianamente. Non credo che sia questo. È navigaresicuri.org il sito. Questo è Papani Web, di cui parleremo dopo. Il progetto è nato 3 anni fa, e si è sviluppato più di recente perché siamo andati là dove i kids e i teen vivono quotidianamente, cioè nel mondo della scuola. Siamo andati a scuola e abbiamo interagito con i presidi, con gli insegnanti, portando appunto un messaggio interattivo, utilizzando Geronimo Stilton come testimonial, e con Save the Children abbiamo creato, attraverso Geronimo Stilton, un decalogo per i bambini e quindi un bon ton per l'utilizzo della rete e dei canali di social network. E con Save the Children, vi dicevo, abbiamo creato 3 film dedicati al furto d'identità, al cyberbullismo e all'adescamento. E quindi abbiamo percorso l'Italia, 12.000 chilometri con un bus allestito come un'aula multimediale, e fatto interagire su queste tematiche i bambini dell'Italia. Ne abbiamo coinvolti in maniera analogica, quindi diretta, più di 400.000, e il portale ormai è a più di 2 milioni di accessi. La community su Facebook è a più di 30.000 likers, e quindi diciamo il tema era attenzione genitori, attenzione insegnanti, noi
vi vogliamo portare dei messaggi di utilizzo corretto del web. Attenzione bambini, attenzione adolescenti, guardate che ci sono dei problemi che non riguardano gli altri ma riguardano voi, e vi diamo delle linee guida per utilizzare al meglio questa grande risorsa che è internet. La seconda iniziativa di cui vi parlo è quella che abbiamo visto subito sotto, era Pappano. In realtà, diciamo, il Pappano in web, di cui forse voi avete già sentito parlare perché il circuito di Altra TV ha lavorato con noi sull'operazione Pappano, fa parte di un insieme di iniziative che Telecom Italia ha messo in atto e che si chiamano Emozioni in Rete. E quindi l'utilizzo dei grandi produttori di cultura, quindi la valorizzazione dei grandi giacimenti culturali del paese, non in modo solamente analogico, quindi non in modo solamente frontale, quindi non solo andare ad ascoltare Pappano all'Accademia di Santa Cecilia in Sala Santa Cecilia a Roma, ma consentire a tutti, grazie alla rete, di essere in Sala Santa Cecilia a Roma. Consentire a tutti di interagire con l'Accademia di Santa Cecilia, anche ai non esperti, per despecializzare il contenuto musica classica, musica sinfonica, e quindi allargare la platea e arrivare al maggior numero possibile di utenti. Pensate che Pappano in web quest'anno si è composto di 8 appuntamenti, 4 concerti e 4 guide all'ascolto, quindi 4 racconti di quello che poi il maestro Pappano sarebbe andato a dirigere subito dopo. 450.000 utenti unici hanno seguito i 4 concerti e le 4 guide all'ascolto. Un'operazione di grande successo e di grande coinvolgimento della rete e di tutti i canali social in un'operazione eminentemente culturale, dove qui veramente la rete è stata sfruttata nel migliore dei modi per fare cultura digitale. Ma dicevo, Emozioni in Rete non è solo Pappano in web, non è solo Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche letteratura, con il Festival Letteratura di Mantova, e anche lì i protagonisti del Festival della Letteratura si raccontano sul web, su telecomitalia.com, e interagiscono con il mondo delle nostre pagine Facebook e Twitter, ma anche il Festival della Scienza, ma anche il Festival della Città Impresa sull'economia. In sostanza scegliamo un grande partner, un grande produttore di contenuti, uno per ambito culturale, uno per la musica classica, uno per la letteratura, uno per l'economia, uno per la scienza e così via, e cerchiamo di utilizzare al meglio, come ho detto, i giacimenti culturali di questo straordinario paese, perché non solo chi li visita e non solo chi ha una fruizione analogica possa godere di queste risorse, ma perché il web possa essere fattore di risonanza e di moltiplicazione. La terza community, e poi vediamo un video assieme perché è quella più recente, quella sulla quale stiamo lavorando negli ultimi mesi, maggiormente negli ultimi mesi, si chiama Navigare Insieme. Perché insieme? Perché è un progetto destinato alla inclusione digitale degli over 60. E quindi anche qui c'è la volontà da parte nostra di fornire tutti gli strumenti alla community per potersi informare, per poter trovare situazioni di intrattenimento e per poter rimanere in contatto tra i singoli componenti di questa community. Di che cosa li informiamo? Beh, li informiamo dei media digitali. È un progetto di digital inclusion che Telecom Italia ha lanciato nel dicembre scorso. I primi corsi sono partiti a marzo, sono 12 le città coinvolte, con corsi che i ragazzi, quindi i giovani, under 18, tengono a scuola, gli over 60 si iscrivono e possono tornare a scuola nel pomeriggio e fare i corsi appunto con quelli che potrebbero essere i loro nipoti. Dopodiché ci sono in ciascuna di queste 12 città delle palestre per utilizzo gratuito e per la navigazione gratuita per i partecipanti appunto ai corsi, e il portale è un portale di e-learning, per cui tutti coloro che vi accedono possono avere una prima alfabetizzazione sulle 10 componenti del mondo del web che sono più urgenti, dall'utilizzo della pubblica amministrazione a aprire una pagina Facebook o più basilarmente aprire un account di posta elettronica. Ecco, su questo progetto ovviamente noi puntiamo molto, e anche qui, come vi dicevo, abbiamo creato dei contenuti ad hoc che non sono una alfabetizzazione con lezione 1, 2 o 3, ma è un racconto della rete. Quello che noi stiamo cercando di fare, e che tiene uniti tutti i progetti di cui vi ho parlato, non è quello di agire
top down e quindi dire bene, la rete va utilizzata, utilizzatela e utilizzatela così. Cerchiamo, utilizzando e costruendo delle community, di far emergere la necessità di utilizzo della rete, sfruttando le passioni o coinvolgendo attraverso le passioni, la musica classica, la letteratura, l'arte, eccetera, eccetera, oppure targetizzando in termini generazionali, quindi lavorando o con gli under 18 o con gli over 60. Adesso vi farei vedere questo video che racconta l'esperienza di navigare insieme a Milano e l'interazione diretta con questo successo straordinario che sta avendo, semplicemente perché abbiamo messo in contatto le generazioni, cioè i giovani insegnano il mondo di internet agli over 60, ma anche gli over 60 dimostrano di poter insegnare qualcosa, ovviamente, ai nipoti. Lo sa come si potrebbe dire qua a Milano navigare insieme? Adesso andiamo in barca insieme. Sono bravissimi, sono dei geni questi ragazzi, sono favolosi. Perché è bellissimo che un giovane insegni a una persona anziana, è una cosa che mi commuove. In questo momento mi sto proprio commuovendo. Beh, questo progetto Telecom mi consente di affinare le mie modeste capacità sul computer. Da questo corso mi aspetto di imparare cose nuove. Avere un ragazzo giovane come docente per me è molto stimolante e lo trovo anche efficace, perché i ragazzi sono molto più portati di noi, adulti diciamo, a queste nuove tecnologie. I giovani sanno molto più degli anziani. Potrei dire a Telecom che ha avuto una splendida idea. Pensavo che fare il professore mi annoiavo, ma dopo mi sono divertito molto. Questa idea qui di insegnare agli anziani a usare internet è ottima, perché imparano gli anziani e impariamo anche noi. Sta per finire la prima lezione, è andata abbastanza bene perché la mia alunna poi è bravissima, ha già la sua email, sa fare una ricerca, è una delle migliori in questo corso, direi. Però se sopra devi lasciarlo qui, una volta che l'hai lasciato devi soltanto muovere questo. Guardi, io metto le mani, metto questo, scende di là, sale. Invece così poi andare su, così poi andare su. Sono già al secondo turno del pomeriggio, quindi abbiamo superato il primo, i ragazzi sono entusiasti, continuano a sorridere e sembra che l'esperimento e questa esperienza sia andata benissimo. In una parola? È tutto. Futuro? Non lo so, è meraviglioso. La Telecom ha avuto una buonissima idea, perché questa esperienza che io ho fatto con questo magnifico professore che è qui seduto al mio fianco, che è bravissima e di una bravura incredibile, e mi ha fatto imparare molte cose che io non sapevo. Eccoci. Internet è tutto, ha detto la ragazza, effettivamente. Si vede sia da parte dei giovani che dalla parte degli over 60 un entusiasmo incredibile. Per noi questo è un valore importante, speriamo veramente di continuare a lavorare su questa strada. Dateci una mano anche voi. Grazie. Grazie a Massimiliano Tarantino.
Telecom Italia e grazie, consentitemelo, perché ci ha supportato nella realizzazione di questa 3 giorni con 700 iscritti nei bar camp e nelle plenarie, quindi di questo siamo grati a Telecom Italia. Grazie a voi, veramente. Raccogliamo delle domande se ci sono dalle web TV laggiù in fondo. Qui i volontari, chissà dove stanno a pranzo, perché poi si riprende alle 2 con i progetti reporter e gli altri. Breve spazio per le domande. Rapidissima, mi sembra molto evidente, diciamo, la filosofia delle vostre 3 attività. Una è nettamente commerciale, un'altra è nettamente, chiamiamola, sociale. Telecom è più curioso, mi chiedevo, chi è che ha supportato come istituzione questo lavoro? Perché immagino che ci sia stata una partecipazione nazionale, forse locale, forse statale, perché avete parlato di un'operazione davvero molto articolata, che aveva a che fare con la scuola, che insomma il pulmino, la volta multimediale, eccetera. E di conseguenza anche qual è esattamente la filosofia aziendale che ci sta dietro? Cioè, cosa promuovete? Il brand? Interessante. Chiedo 3 risposte brevi, a questo punto a tutti e 3. Più che altro a Telecom, sì. Promuoviamo, come ho detto prima, l'inclusione digitale di pubblico che non conosce i media digitali. Per noi è evidente che l'esclusione di 14 milioni di nostri connazionali dal mondo digitale è un danno per il paese, ma è un danno anche per Telecom Italia. Cioè, il fatto di alfabetizzare 14 milioni di nostri connazionali per noi è uno scopo primariamente sociale, se lei parla con me, che mi occupo della comunicazione corporate, ma ovviamente apriamo un mondo di servizi alla pubblica amministrazione, e quindi non è solo sociale ma è anche utilità pubblica, e apriamo un mondo di interlocuzione commerciale, perché diventano nuovi clienti che, le do un dato, ci sono milioni di smartphone in Italia in mano a, anche non ad over 60, anche ad under 60, che vengono utilizzati solo per il traffico voce e che quindi non vengono utilizzati per tutte le potenzialità che loro potrebbero, di cui loro potrebbero beneficiare. Allora, dare al pubblico la consapevolezza del potenziale dello strumento che hanno in mano è uno degli scopi di tutti i progetti che noi stiamo mettendo in campo. Un'altra domanda? Come promuovete le communities? A me lo dice, no. No, non basta assolutamente lanciare la community, bisogna agire trasversalmente tra il mondo web e mondo social, bisogna lavorare coinvolgendo il mondo dell'associazionismo locale nel caso di Navigare Insieme, e quindi seminando, facendo seeding dell'informazione sia sul web che sui social e promuovendo i contenuti. Io punto sempre molto, moltissimo sui contenuti, perché in realtà non vogliamo fare progetti assolutamente autoreferenziali, lo avete visto, promuoviamo la cultura, promuoviamo l'inclusione digitale, promuoviamo gli argomenti che interessano ai pubblici, e se tu non tradisci questo tipo di promise e quindi dai al pubblico quello che gli stai promuovendo, il pubblico non solo rimane ma aumenta. Altra domanda? Allora, Tommaso Moscari, Inondazione TV dalla provincia di Lecce. E la domanda a Telecom Italia, dottor Tarantino. Prendendo come spunto quello che lei ha detto al termine di dare una mano, ecco, noi siamo anche un'associazione, la domanda è questa. I corsi che oggi stanno facendo in 10 paesi in Italia si potrebbero replicare anche in altre realtà, magari anche con una collaborazione, con una sinergia con le associazioni locali? Questa è la domanda. Assolutamente sì, noi stiamo mettendo online, saranno online da qui a un paio di settimane, 3 video che sono video lezioni. I tre appuntamenti che noi facciamo nelle scuole sono 3 lezioni che prendono 3 settimane. Sostanzialmente questi video sono fatti dai ragazzi e sono indirizzati ovviamente a coinvolgere gli over 60. Allora, web su web, e quindi questo video potrebbe nascere dal sito navigareinsieme.org e trovare una cassa di risonanza in tutti i contesti che lo potrebbero diffondere. Chiaramente è vincente l'interazione umana, cioè è vincente il fatto che un over 60 trovi in un ragazzo l'interlocuzione diretta. Io penso che queste video lezioni possono essere interessanti, oltre ai corsi di e-learning che su Navigare Insieme già ci sono, per andare sul territorio, coinvolgere le associazioni che lavorano con gli over 60 e utilizzare anche in maniera autodidatta
il nostro, diciamo, bagaglio di informazioni e di contenuti per aggregare gli over 60 e avvicinarli ai media digitali. Sì, voi operate sul territorio, quindi in realtà è un legame, un link. Sì, siccome poc'anzi abbiamo parlato di diritto d'autore, vorremmo sapere se poi possiamo utilizzare queste cose, magari non rischiare nulla. Guardi, noi nelle 12 città in cui siamo presenti coinvolgiamo i comuni e andiamo nei centri sociali, nei centri anziani, nei centri socio-ricreativi. Ma stiamo cercando appunto di moltiplicare, perché ovviamente essendo uno scopo sociale deve viaggiare da solo. E quindi non c'è diritto d'autore, ma c'è lo scopo di allargare sempre di più l'utilizzo di questi strumenti. Quindi ben vengano, come ho detto, ho chiesto prima, le collaborazioni dei centri anche più piccoli, che possono avere dei luoghi di aggregazione dove invece che giocare solamente a carte o a danzare o a fare altre cose assolutamente dignitosissime, ma gli over 60 possono trovare un'occasione interessante, coinvolgente e anche divertente, come abbiamo visto nel video, di avvicinarsi ai media. Ultima domanda flash, chi aveva alzato la mano? Ecco, rapidissima. Volevo chiedere, per il rapporto col territorio, comuni, centri sociali, materialmente come vi muovete? Noi abbiamo cominciato in 12 città e in queste 12 città siamo andati ad aprire un'interlocuzione con i sindaci e con gli assessori alle politiche sociali, proprio per territorializzare la nostra presenza, coinvolgendo le scuole e i centri anziani o centri sociali, e quindi andiamo fisicamente, come ho raccontato, con Navigare Sicuri per i ragazzini, andiamo fisicamente con il nostro bus nelle scuole, nelle piazze e facciamo questo tipo di attività. Così andiamo dai sindaci e accogliamo anche le loro esigenze, perché poi l'adutilità sta in questo, nel customizzare, uso una brutta parola, ma nell'adattare alle singole esigenze del territorio un grosso progetto nazionale. Quindi lo stiamo facendo, e quindi il progetto Navigare Insieme a Napoli è un po' diverso da quello che stiamo facendo a Milano, ma è giusto così, l'Italia è bella per questo. Chiedeva, facciamo una cosa, subito dopo chiudiamo la plenaria, perché e poi tanto per un'attività di networking Tarantino resta a disposizione nei prossimi minuti, così vi chiarite su questi punti. Chiudo semplicemente perché alle 14 riprendiamo con i lavori e quindi mi devo sganciare dalla diretta con Rai 5 e con Altra TV, ringraziando il dottor Massimiliano Tarantino, Telecom Italia, Chiara Zampieri, Purina Nestlé, grazie per aver raccontato la storia di un canale verticale di successo, Polizia di Stato, Elisabetta Mancini, per aver raccontato l'educazione stradale digitale.